Nuovo video. Come avrete visto dal titolo, oggi voglio parlarvi dei prodotti Natura House che ho usato in questi ultimi mesi, quindi da dicembre in poi. Alcuni non avevo neanche capito che fossero Natura House, dopo vi spiegherò meglio il perché. E però quando me ne sono resa conto, ho pensato di parlarvi di tutti questi prodotti in un video, proprio per farvi conoscere un po' meglio questo brand, perché sinceramente io non lo conoscevo affatto. Vi lascio nell'info box anche il link al loro sito, perché secondo me può essere interessante andare un po' a sbirciare e vedere soprattutto tutte le linee che ci sono, perché sono veramente tantissime. Come marchio, cioè con questo nome Natura House, nasce nel 1988, però la loro storia parte già dal 70 perché ci fu un'acquisizione in quel periodo di una ditta di cosmetici italo-svizzera, che appunto produceva cosmetici di origine naturale. E con questa acquisizione ci fu la diffusione, diciamo la distribuzione di questo genere di prodotti anche in Italia, che era una cosa appunto nuova, soprattutto in un canale nuovo, perché vennero distribuiti da professionisti erboristici, diciamo, quindi in quelle che poi divennero le erboristerie. Quindi questa fu una novità sicuramente e il loro percorso poi proseguì attraverso anche l'introduzione di generi alimentari, di tinture madri, insomma ci fu una differenziazione in vari ambiti e questa si nota anche adesso proprio con il marchio Natura House perché ci sono vari tipi di prodotti, varie linee. All'interno di queste ci sono prodotti per il viso, per il corpo, per i capelli. Ci sono prodotti per lo sport, quindi delle creme anche da massaggio, degli integratori, ci sono prodotti per migliorare, che ne so, c'è la linea al propoli che ha prodotti sia per il viso sia per il corpo, ma anche gli spray per il raffreddore, per favorire e migliorare la respirazione, per la gola, per tutte queste cose qua. Perciò la scelta è veramente molto 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 ampia. Io avevo acquistato i prodotti della linea Natura Mia. Io adesso vi faccio vedere il latte detergente perché della crema gambe leggere già ve ne ho parlato. Quindi anche qui vedete che io avevo acquistato da Italy, scontati del 20%, avevo acquistato questo che è un latte detergente delicato per il viso e poi avevo acquistato la linea gambe leggere. Perciò proprio due prodotti che riguardano anche due ambiti diversi. Avevo visto poi alla sorgente qui a Riccione anche la crema per rassodante che voglio sicuramente provare nei prossimi mesi. Ho visto anche il gel detergente per il viso che però era indicato per pelli miste perché mi sembrava fosse a base di agrumi e anche quello mi aveva incuriosita molto. E poi ho visto che ci sono comunque anche altri tipi di prodotti. Questa linea qui è caratterizzata dall'uso di oli, quindi vari olietti. In questo latte detergente c'è l'olio di mandorle e un complesso multivitaminico perché c'è infatti la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, non c'è il profumo, c'è la glicerina vegetale e il pantenolo. Però nella linea Natura Mia ci sono anche altri tipi di olio, l'olio di jojoba, l'olio di argan. Ci sono anche molte erbe, come vi ho detto nella crema per le gambe, ad esempio, ci sono parecchi estratti vegetali, e quindi questi sono i componenti, diciamo, della linea Natura Mia. Questo qui ha il 98,3% di origine naturale, non ha parabeni, siliconi, PEG, SLS, tutte queste cose qua. Ha un PAO di 12 mesi e contiene 250 ml di prodotto. Ne basta veramente poco, io l'ho usato parecchio, ma ne ho ancora un bel po'. Ha l'apertura fatta in questo modo, quindi comunque è pratico. Io lo uso al mattino soprattutto per detergere il viso dopo la notte, non lo uso sul dischetto di cotone, lo metto direttamente sulle mani, lo massaggio un po' e poi lo applico sul viso e lo tolgo con la spugnetta di cose della natura, ovviamente bagnata, con acqua tiepida e mi piace perché mi lascia la pelle bella morbida, idratata, pulita. L'ho usato anche la sera per struccare il viso, anche se non uso chissà che cosa sul viso, però comunque me l'ha struccato bene. Adesso poi passando il Clarisonic mi accorgo se rimangono dei residui e non c'era niente. Ovviamente non vi so dire su una base un po' più forte perché io in questo momento non la sto usando, però come prodotto mi è piaciuto, come detergente appunto quotidiano assolutamente sì. L'unica cosa non ha una profumazione chissà che meravigliosa.
però neanche fastidiosa. Quindi come linea Natura Mia questi due prodotti, la crema gambe leggere e questo. Poi l'altra linea invece che ho provato è questa qui, la linea Be My Honey. Io questa non avevo mica capito che fosse Natura House, perché non so se si vedrà, cioè è proprio così. Quindi io ho visto Be My Honey e io pensavo che fosse un altro marchio. Invece poi guardando ho visto che sotto piccolino c'era scritto anche Natura House e ovviamente poi c'era anche dietro. Quindi ho detto, ah, ok, fanno parte tutti dello stesso brand. Quindi sono andata a controllare e in effetti ci sono moltissime altre linee. Ce n'è anche una molto interessante, di cui però io non ho visto i prodotti fisicamente, una linea alla base di olio d'oliva con anche un contorno occhi piuttosto economico. Mi piacerebbe provarla, però non ho visto niente. Devo tornare dalla sorgente, aprire bene gli occhi perché ci sono talmente tanti prodotti che magari mi è sfuggita. Questi invece erano più tutti in bella vista, tutti vicini e quindi li ho visti. Ce ne sono anche altri che vorrei provare, come la crema viso. Però al momento ho altre creme, quindi più in là. Io per il momento ho acquistato questo che è il sapone liquido nutritivo addolcente con miele, proteine di grano e soia e pappa reale, e questa crema detergente addolcente e nutriente, sempre con miele, olio d'oliva e vitamina E. Questa linea ovviamente è a base di miele, pappa reale appunto, vitamina E e anche olio d'oliva, però soprattutto pappa reale, miele e propoli che mi stavo dimenticando. Non c'è una certificazione particolare, questo lo dico per chi è attento a questo aspetto, io sinceramente non lo sono. Qui dice che la crema, ad esempio, detergente è al 98% di origine naturale e è garantito da una sigla C.R.N.H. Io non so cosa sia, è segnata qui, non è una certificazione sicuramente particolare, è solamente garantita questa origine naturale. Se voi volete solo prodotti super certificati, sicuramente questi non sono prodotti adatti a voi. Questa crema a prezzo pieno costa 14 euro. Il latte detergente mi pare di averlo acquistato sui 5 euro scontato, ma i prezzi giusti sono sempre nell'info box. Io questa l'ho acquistata scontata comunque dalla sorgente. Stessa cosa vale per il sapone liquido, perché questo costerebbe 9,50 euro, non si vedrà mai comunque 9,50 euro, ma l'ho acquistato scontato. Questi sono 300 ml di prodotto, pago 12 mesi. La crema detergente invece sono... quanti sono? Ah, mi cade tutto. Perché non lo trovo qua? Vediamo sulla confezione, sono 150 ml. Vi faccio vedere anche la consistenza, che è questa qui, è proprio una crema, simile latte detergente, diciamo, non è particolarmente corposa, è abbastanza liquidina, ha una profumazione... Sì, che ricorda il miele, decisamente, quello sì, ma a me non dà fastidio, anzi mi piace, non particolarmente, non mi fa strappare i capelli dalla goduria, però non mi dà neanche fastidio. Io la uso la mattina e la sera, alternata al latte detergente. Adesso in questo periodo la sto usando soprattutto la sera e al mattino invece uso il latte. Però l'ho usata in entrambe le situazioni e mi è piaciuta sempre. Lascia la pelle bella morbida, bella idratata. La applico appunto sulla pelle, la massaggio e poi la vado a togliere con la spinta di cose della natura, quindi faccio lo stesso uso sia per la crema sia per il latte detergente e mi piace veramente tanto. Per quanto riguarda invece il sapone liquido è classico così, io ovviamente lo tengo in bagno in questo modo senza il tappo, l'ho provato adesso solamente perché c'era sul prezzo e mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo perché io con i saponi liquidi non ho un gran rapporto, perché faccio sempre fatica a trovarli validi, diciamo. Anche quello delicato di Bioficea Toscana, che tutte amano, sinceramente a me non ha detto nulla. Questo invece mi è piaciuto di più. Mi è piaciuto di più perché lascia le mani belle morbide. Ovviamente la morbidezza non è che dura chissà quanto, però nell'immediato io sento le mani più morbide. Quindi lo trovo davvero idratante e è una cosa che mi piace tantissimo e che non trovo quasi mai nel sapone liquido. Quindi per me è promossissimo, scontato ancora meglio, perché comunque l'ho pagato sui 4 euro, mi sembra, perciò
Ottimo, lo riacquisterò sicuramente perché mi piaceva più tanto, forse più per l'inverno perché anche lui ha sempre questa profumazione di miele, l'estate magari no, però davvero super 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 consigliato, se lo trovate io vi consiglio di provarlo, soprattutto se anche voi avete problemi di mani secche. Quindi questi sono i prodotti che ho provato di questa linea. Dentro c'era il fogliettino con l'elenco di tutte le cose che ci sono e giusto per darvi un'idea, in questa linea Be My Honey ci sono i prodotti corpo che sono la crema mani, il burro corpo e la crema piedi e talloni secchi che io ho regalato a mia mamma e si è trovata molto bene. Per la linea viso invece la crema detergente, la crema nutriente idratante, la crema giovinezza, il sapone liquido che è questo qui. È questo qui? No. No, c'è un sapone liquido proprio per il viso, perché è antirughe e rassodante, questo è interessante. Il balsamo labbra che io non ho visto assolutamente, poi, perché se no l'avrei preso. Poi per l'igiene quotidiana invece il bagno doccia, lo shampoo capelli chiari, capelli bruni, colore rinforzante, la maschera per capelli che anche ho regalato sia a mamma sia a Sara. E vedremo come si troveranno le fiale per i capelli, dentifrice e il colluttorio. E poi c'è la linea Propolis. La linea Propolis con le gocce, lo spray orale, lo spray plus, lo spray junior, la soluzione orale sciropposa, le fiale, insomma, tutti questi prodotti a base di propoli proprio per migliorare, diciamo, con le proprietà antinfiammatorie, antimicotiche, antiossidanti, insomma, un sacco di cose. Perciò ce ne sono parecchi. L'unica cosa che non capisco è dov'è il mio sapone liquido nutritivo addolcente in questa lista, perché io non lo vedo. Comunque, interessante questo qui invece per il viso antirughe rassodante. Comunque, non ci perdiamo a leggere i fogliettini illustrativi, ma passiamo all'ultimo prodotto. L'ultimo prodotto che ho acquistato di questa linea Natura House è un altro prodotto che è a sé e è questo Propolis Stick. È un balsamo labbra, ovviamente. I Propolis Stick, cioè questo è il Propolis Stick, ma ce ne sono altri due balsamo labbra, uno all'aloe e uno all'echinacea. Io avevo visto questo e quello all'aloe. Quello all'aloe l'ho lasciato perché di solito non sono mai abbastanza idratanti per me. Quello all'echinacea non l'ho proprio visto. Questo qui ha il 99,4% di origine naturale. Contiene olio di ricino al primo posto, poi anche olio di girasole, burro di karité, olio di jojoba, propoli, insomma, un po' di prodotti, di ingredienti classici, diciamo, per i balsamo labbra, più questo qui di in più, oh non ce la faccio, di propoli che comunque ci può stare. Allora io lo stick non ce l'ho qui perché ce l'ho al lavoro, lo uso tutti i giorni al lavoro e l'ho dimenticato lì. Volevo portarmelo a casa per fare il video, poi ovviamente sono uscita di fretta e ciao. Ha la confezione con il tubettino che si gira, tipo quelli dei provenzali. Per il momento non mi si è rotto, non mi ha dato nessun tipo di problema. Lo stick è leggermente giallognolo e ha una consistenza tipo il Vivi Verde Coop. Anche sulle labbra è simile, lascia un bel effetto lucido, non è particolarmente morbido, è più sul duretto, si stende comunque bene e dura parecchio. Io lo riesco a applicare e poi tenerlo veramente per parecchie ore senza problemi, pur parlando, bevendo e tutto quanto, quindi mi piace molto e ha appunto anche una buona durata nel tempo, perché rispetto a un Vivi Verde Coop, questo forse anche perché è leggermente più duro, mi dura di più. Mi sta piacendo, mi lascia le labbra belle idratate, belle morbide, non sparisce, non fa neanche troppo spessore sulle labbra. Promosso, mi piace molto e vorrò provare anche quello all'echinacea sicuramente. Quindi anche questa appunto è una linea a parte. Poi io ho anche acquistato una crema che non so quando proverò, sinceramente, probabilmente arriverà l'autunno prossimo perché con i regali di Natale ne ho altre che voglio provare prima, quindi forse starà lì chiusa fino a settembre, però è una crema per pelli sensibili.
Io ho regalato a mia mamma altre due creme della linea, quella al Q10, e mi ha colpita perché guardando l'INCI, nella crema l'ubiquinone, quindi non so se ti dice così, quindi il Q10 era veramente alto nell'INCI. Allora, le creme c'è da dire che non hanno degli ingredienti perfetti, ci sono anche dei siliconcini in mezzo o verso la fine, ci sono dei parabeni. Ci sono delle cose, non so se sono, non vorrei dire una cavolata, però non so se sono parabeni, ma quelle cose, quei nomi lunghi che secondo me dovrebbero essere parabeni, però non hanno degli inci perfetti. Non so se loro sul loro sito ci sono, comunque andate magari a dare una sbirciata. Però hanno, secondo me, alcune creme hanno degli ingredienti che ci possono stare. Io quelle, appunto, il contorno occhi e la crema viso che ho preso per mia mamma ancora non le ho provate, però sono curiosa di sapere come si troverà, perché il contorno occhi potrei pensare di prenderlo anche per me. Quindi vedremo. Non sapete che io non sono particolarmente fissata con l'INCI perfetto, con tutto bio al 100%, chiudo tranquillamente un occhio. Preferisco ovviamente che abbiano un buon inci, però se c'è qualcosa che mi incuriosisce anche un po' così, posso provarla tranquillamente lo stesso. Quindi, per il momento, i prodotti che ho acquistato io di Natura House sono questi. Mi sono piaciuti tutti, non ce n'è uno che non mi è piaciuto e sono curiosa di provarne altri. Avendo la fortuna di trovarli comunque anche vicino a casa e anche scontati, sicuramente me ne sentirete parlare ancora e vorrò provare anche qualche linea. La linea, quella all'olio d'oliva, mi ispira un casino, ma devo andare veramente a vedere se c'è. Fatemi sapere voi se avete provato qualcosa, fatemi sapere se conoscete questo marchio, se avete qualcosa da dire. Questo video appunto è un po' così, perché per me questo marchio è una novità. Quindi se voi lo conoscete meglio, ditemi tutto nei commenti, ci scambiamo un po' di opinioni e poi per il resto niente, ci vedremo al prossimo video. Grazie per aver guardato anche questo, un bacio grande e alla prossima. Ciao!